buonasera in live, benvenuti, ho fatto la mia dimostrazione di potere. Ciao belli, come state? Tutto a posto? Come va? Avete passato una buona giornata? Avete fatto le cose che si fanno durante una giornata? Io oggi ho lavorato un bordello, oggi ho pure pulito la cucina, interamente pulita la cucina. Ho lavorato al nuovo video, ho fatto un botto di cose, mi sento veramente in condizioni bellissime oggi. E ovviamente tutto verrà rovinato dalla live di stasera che mi stresserà in un modo pazzesco. Allora, partiamo da un presupposto. Cani. Vi piacciono i cani? Quanto? Uno, due o tre? Io ho imparato a fare tre push-up alla verticale. Oh, che bravo! Non si flexa la potenza della vita, ma su Rise of Kingdom. Io non gioco a sti giochi. Prima o poi devo fare un video sui giochi mobile che sono diventati una merda atomica oggi. Signori, oggi è uscito un nuovo video alle 16. L'avete visto, vero? Dai, l'avete visto il nuovo video che è uscito alle 16? L'avete visto perché è diventato ufficialmente il video più visto del canale nelle prime 4 ore dalla pubblicazione. Voi non lo vedete perché è buggato, ma il video sta a 75.000 visualizzazioni nel giro di 4 ore. Io tipo, bro, what the fuck? Mi ha parlato, se quello che ti ha fatto conoscere Long Winter. Ma io ho guardato, ma tipo Animal Crossing coi fucili, ma fuori di testa come roba. Infatti boh, è tipo la realizzazione della mia domanda. Magari esistessero le armi su Animal Crossing, bellissimo. Prima o poi dobbiamo pensare di portarlo in live. Comunque, signori, spero vi sia piaciuto. Spero che comunque sia... Il bro si sente Kaisenat italiano. Che ho fatto? Spiegami un cazzo di un singolo motivo per cui l'ho copiato. E poi scrivi il bro. Devi smettere di stare su TikTok, rincoglionito. Allora, dicevo, intanto grazie a Martino Squarzulo per il secondo mese, a Zio Midollo per il Prime. Ciao belli. E che stavo dicendo? Ah, che spero che il video vi sia piaciuto. Argomentino interessante. Editing di Dottor X eccellente. E nel momento, cioè nel frattempo che lui editava, mi sono messo a lavorare al prossimo video. Siamo ad agosto, io non mi fermo, sto nel grind, continuo a editare, vaffanculo, verso settembre. No, perché in realtà la pausa probabilmente la farò dopo, tipo una pausa di 3 settimane, però va bene. Allora, siccome il bro deve giocare ad Only Up, il bro adesso si smuterà da disco. Madonna, ma perché usate il bro come inizio frase? Siete dei cazzo di NPC, porca miseria. Ma perché siamo già ad agosto? Ma infatti siamo già a metà anno, pazzesca sta cosa. Allora, fatemi andare a smutare su Discord. Ovviamente ci saranno Leo e Berro. Vediamo, 3, 2, 1. Aspetta. Punto. Grazie. Yo, Poldo. when this bitch, no. Put that shit on. Leonardo Brugnare è tornato dalla Svizzera. Perché non vi si sente in live? Momento più anticlimatico della storia. Non c'è la... Che entra con le trombette e la vibe rap metal. Allora, aspetta. Ciao, gamer! Ciao, gamers! Ma perché sei triste? Gamers. Che è successo? No, ragazzi, non mi va un attimo Discord. Allora, Leo, non vi si sente ascoltami. In live, quindi ascoltami. Sparisco per un attimo, vado nel mio server, lo metto a posto con il fregatore e torno da voi. Ok. Ok. Ciao. Volevo spiegartelo io, però a posto. A dopo. A posto, ciao. ciao, bro. Allora, dicevo, la sede a due gambe, ciao, ragazzi, bellissimi. È un bravo streamer in fondo di tutto, lo dovreste seguire. In fondo di tutto. Io non... Gestore, oggi allora, è una brutta giornata. Only Up, dobbiamo fare Only Up. Io non questo gioco, l'ultima volta che l'ho giocato mi è partito l'embolo. Allora, io mi ero promesso di non portare Only Up perché sarebbe stata solamente l'ennesima cosa di cloud chasing, come fanno tutti su Twitch, che esce un gioco, lo portano tutti e fanno zero visual, però continuano a farlo. Tranne chi lo fa in modo particolare e diverso, tipo la serie a due gambe. Ha un grande gioco di tendenza, Chicken Cannon, che l'ho giocato io e basta. Io e un cinese l'abbiamo giocato. E vi giuro che io stavo parlando di giochi di tendenza. Che ne so, esce il nuovo Pokémon, tutti lo portiamo in live. Ecco, io mi ero promesso di non portare questo gioco perché era... va bene. Perché lui deve fare contro tendenza, ragazzi. Esatto. Magari non pensi che la tua community ti voglia vedere giocare questo gioco. No, perché poi tutti fanno una visual. Poi fanno tutti 5 visual a priori. Quindi avevo detto: no, basta, Only Up non c'è bisogno. Anche perché Only Up è il nuovo Getting Over It, è il nuovo Alt F4, è il nuovo giochino di turno. Però
abbiamo trovato la versione multiplayer. Ho detto, vabbè, dai, accontentiamo la sedia a due gambe. Non ci posso credere. Non ci posso credere che tu li abbia fatto. No, 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 no. Vabbè. Piacere personale, tipo. Oggi ha detto una cosa molto carina, Poldo, che è stata: noi possiamo portare qualsiasi cosa in live. Ed è stato molto dolce. Ma in realtà è vera questa cosa, però non la approfondiremo. Prima di tutto, sedia, accettami la stream squad. Dire così stai calmo. Personale che ti dice Poldo, cioè, un po', no? Sì, effettivamente sì, cioè era è una quasi cosa revenge molto... porn, proprio dire le cose private di scusa porn. Cosa? Ha detto la parola con la P, ha detto la parola con la P. Non si può dire su Twitch, perché è una non parola... Non si può dire su Twitch. È una parola. Allora, io già sto su Only Cup qua, voglio solo vedere come funziona rispetto agli altri giorni. Allora, game... Allora, non so se sai, però l'altro giorno praticamente... avevo degli spagnoli a casa. Avevi dei? Avevo degli spagnoli a casa. Ok. Quindi gente che entrare? Vive in Spagna, che parla prevalentemente spagnolo, eccetera, eccetera. E stavamo facendoci il personaggio su Baldur's Gate. E altro che tipo c'era il personaggio che io stavo facendo, che avevo tipo muscolatura massiccia, labbra grosse, capelli molto crespi. Stavo cercando una maniera per dire in modo politically correct che tipo di fisionomia avesse. E questo qua dietro di me ha proprio sparato sta N-word, ma convintissimo no. Che ho dovuto... Ah, me l'hai spiegato in realtà, l'hai spiegato perché l'altra volta. Perché lui è spagnolo, capito? Mm-hmm. Sì, sì, mi ricordo. Tipo questa cosa, ragazzi, lui è spagnolo... Non si può dire, ragazzi, Berro è un razzista. Ciao Pane Bianco, grazie per la sub regalata, grazie a Vale Middle secondo mese, grazie a Mircosino per il quarto, ciao belli, benvenuti, un bacione a tutti, se volete fare l'abbonamento con il Prime è gratuito, vi ricordo. Gaming. Ma quindi effettivamente adesso siamo i gamers. Ormai adesso che stiamo portando un gioco di tendenza, lo stiamo portando insieme, credo che più gaming di così non si possa fare. No bro, io so che cosa siamo, non siamo dei gamer, siamo una crew. Una crew di gamer, bro. Siamo noi. Siamo fatti così. Siamo gamer. Quel tipo di persone che va sotto un TikTok e scrive Chad emoji dell'isola di Pasqua come gli NPC. Oddio, vi prego, in chat potete spammare le emoji dell'isola di Pasqua, per favore. Ma che poi è una bella emote, però è stata usata molto, cioè si è evoluta molto male, ora non riesco più a vederla. Posso... Sedia, scappi dalla polizia, rompicantati sulle cose. Avete visto? Allora, sono già bravo. Allora, ma ve lo siete personalizzato il personaggio? No, perché si può personalizzare sì, il personaggio? Sì, vai su personalizzazione personaggio. Ah, ok, era abbastanza self-explanatory proprio. Chi è? Allora, Emory? Innanzitutto io metto la mia versione, che è Brad. Io ho deciso che userò... È tremendo, sembra che c'ha la leucemia. Questa te la potevi evitare, bro. Chiedo scusa. Mo chi prende il personaggio tipo... femminile? Ah no, ci sono altri personaggi. Io prenderò... Ma non si può personalizzare più di così? Vi sento! Cioè, io vi ho sempre sentito. Ciao, Leo! Ciao, Ciccio! Buongiorno, Leo. Sedia, basta usare le hack. Non le sto usando, ve lo giuro, davvero. Berro, puoi dire che sei più vecchio di me, che non ci credevano prima e mi prendevano in giro la chat? Sono più vecchio di lei, ma questo si sa da sempre, scusa. Sì, ma perché non ci credevano? Non hai capelli. No, ma perché non hai capelli il mio personaggio? No, tu non è che non ti credevano che io fossi più vecchio, non credevano che io fossi più vecchio di te e che gioco a Minecraft. Trova gioco, lobby dell'ospite. Sedia, aspetta. Aspettate un attimo, ragazzi, perché ho scaricato il gioco quest'oggi, c'è un aggiornamento già, è leggero, ditemi di sì. Perché devi calmare, Leo. Allora, Leo, tu sei arrivato con una certa prepotenza in questo canale Discord, quindi io ti chiedo, fai un bel respiro, calmati, calmo, dobbiamo giocare. Ma perché i personaggi sono tutti pelati? Sono tornato dalla Svizzera, quindi tipo, italiani di merda. Ah. Sì. Devo fare fin de game, giusto? Allora, aspetta. Allora, innanzitutto andate su personalizzazione e personalizzatevi il personaggio. Però c'è un problema: tutti i personaggi non hanno i capelli. Ma non hanno i capelli i miei personaggi. Ok, io non faccio nessuna battuta al riguardo perché già prima ho rischiato. Allora, Poldo, ti ricordi cosa dissi tu quando creando il nostro personaggio su Apple era venuto quello pelato? Me lo ricordo e non lo nomineremo di sei nuovo. Sei sicuro? Era una bella battuta.
Sicuro che sì, non lo sì, vuoi ridire? Ok, ok. Sì, allora. Sì. Ciao Andrex, grazie al 37esimo. Ho preso i popcorn e stasera finirà male. Ciao anche a Vale. No, non ha senso spostarla. È perché ora è in mezzo ai piedi. Dopo sarà normale come sempre, ragazzi. Non la sposto. E personalizzazione? I personaggi non hanno... Chi prendiamo? I capelli. Io prendo Zachary, ho deciso. Ma solo a voi... A me è esploso il PC nel momento in cui ho avviato il... Perché è ottimizzato male, devi abituarti. Madonna, che streamer. Dai, ce la potete fare. Ce la potete fare, ce la potete fare. Tra l'altro, Poldo, prima stavo dicendo una cosa e tu ti sei mutato. Dimmi. Pezzo di merda. Stavo dando un bacione alla tua chat. Alla bellissima ragazza che sta leggendo. No. Vai. No. Chi sei, Ber? Trasmettila. No. Sì, ma tutto il gioco è settato in ultra. Ragazzi, io non vedo insulti dalla chat, quindi sono contento che oggi voi siate particolarmente dei fifoni. Ma oppure che cazzo è che abbia un gioco tutto in ultra? Sì, anche io ce l'ho in ultra, effettivamente. Potrei aver disattivato. Questo gioco perché non va in ultra, scusate? No, no, è solo... Cioè, quando lo avvii, parte in ultra. Fichissimo. Con tutto al massimo, ultra. Tutto al 100%. Bellissimo. L'avete bellissimo. Scelto il personaggio? No, ragazzi, non dovete per forza. Oggi siamo friendly, non fifoni. L'avete scelto il personaggio? Sì, io l'ho scelto. Volete che faccio Freddy un Fox. Serverino? Aspetta un attimo. Vai. Che mi era partito... Allora, mappa classic, access, metto privato e overall quality low. Sì, è identico a Christopher Pancheri Van Mortizio 20 questo. Prendo ma solo perché hai letto Christian, stupido. Non è vero, è uguale. Allora non ragazzi, cercate un server. Ciao Egan, grazie chiama... il quinto. Cercate un server che Zachary, si chiama... va bene? Oh, mi fate cercate un server. Sedia, si chiama... sedia server, sedia server. La password è questa. Ma basta che fate unisciti da al Fra, ma sei... shift tab. Prendete shift tab e fate unisciti dalla partita di sedia. Dio mio, sedia, sei disgustoso, fai schifo! Ma no, solo perché sono fai schifo! Ma sono in mutande, no, bro, io non gioco più. Ma perché Bro Fronzo ha preso il mio stesso personaggio? Ma che cazzo sei tu che hai preso il mio stesso? Ma io ho detto ho preso Zachary, allora, così ragazzi, non lo prendeva nessuno. Ditemi che non è Tizio 20. Esco. Non è... Arrivederci. Abbandono per sempre il gruppo dei gamers perché mi ha preso il mio stesso personaggio. Non puoi uscire dai mates. La password non è avvocato gamer. Ma te l'hai visto Tizio 20? Chi è? Allora, ragazzi, vi scrivo in password la... Perché non posso scrivere? Ah, ok, si è scritto. Ce la possiamo fare? Carattere? Hanno visto tutti la password che hai scritto in questo momento. Tra l'altro è bellissimo che tutte le cose sono tradotte male. Comunque, Berro, potevi cambiare personaggio anche da dentro alla lobby, eh. Comunque da dentro, adesso dato che sono uscito volontariamente, non posso più rientrare nella vostra partita, non so per quale motivo. No, non ci posso credere, Berro, dovevi rovinare tutto. Invitalo. Basta che tu mi inviti, Sedia, non è so come si fa, non so come si fa. Devi trova il server, Berro. Ma trova il server. Questa ma invita Berro. Bello Flonzo. Oh, better together, only climb better together si chiama. Ecco. Allora, eccolo qua, Berro Fronzo. Allora, grazie. Invita a guardare, posso fare solamente. Ok, abbandoniamo e rifacciamo la lobby. Ma no, ma basta che cerca sedia server sulle lobby e poi mette la password. Mette la password, adesso vaffanculo lo faccio, te lo giuro. Berro, domanda. Dimmi. Sì. Se io avessi fatto esplodere per sbaglio la tua panetteria su Minecraft, tu ti arrabbieresti? Sì, certo. Ok, Poldo, domanda. Se io avessi fatto esplodere per sbaglio la tua panetteria su Minecraft, ti arrabbieresti? Non c'è il tuo server, no. Sedia. Ok, allora a posto così, volevo sapere... Fra, mi fa esplodere la panetteria su Minecraft. Entra no, sul non, l'ho non l'ho chiesto a te. No, bello ragazzi, Flonzo. Cristo è in sì. In vacanza. Bello Flonzo, entra nel server. Che c'è? Entra nel quindi server. Non riesce ad entrare. Non è che non riesco ad entrare, non c'è il tuo server. Va bene. Esco e lo rifaccio. Va bene. Prego, levate il megafono a Poldo che è già sul cazzo girato. Allora, mio Dio. Ma perché sei uscito? Perché è bello Flonzo. Bello Flonzo. Andate a fare in culo. Bello Flonzo. Ok. Poldo fanni Mike. Cioè, sono veramente i nipotini che... Perfetto, entrate per piacere, entrate. Refresh. Solo io mi trovo male a guardare le live stream. Adesso c'è. Può essere.
Ora io mi unisco. Tra l'altro posso fare unisciti alla partita. Quindi prima c'era il tuo server. Vicino. Va bene, ragazzi, io parto perché gaming. Ma quali sono i tasti? Fai schifo, Leo. Ma pure gaming, tu, Berro, fai schifo. Mettete pronto. Quando il mio computer smette di laggare. Solo perché sono bianco, Poldo, che razzista. Smettetela. 4, 5, 3. Allora, ragazzi, non abbiamo definito una cosa. Dobbiamo collaborare. I nostri pronomi, è vero. Dobbiamo collaborare. Allora, i miei sono lui, loro. Lei, sei. Lei, low. Lei, no. Sei. Ah, sedia, i tuoi sono femminili o sono them? Io sono gay. Buonasera. Ma cosa okay. Sei? Non sono i pronomi, però. Buonasera. Io sono gay. Buonasera. No, è il tuo pronome. Ma questo, guardate, c'è Poldo. Oh mio Dio, c'è che hai fatto? Ho alzato le mani a una ragazza. Lasciami stare. Sì, ma sono esattamente tradizionati. Vieni qua, pezzo di merda. Ho trovato nel mezzo. Guarda come si muove, Perché passo attraverso i guarda che bello che sono. Perché nel mezzo di me preso? Ho capito. Guarda, ci sono. Puoi sabotare gli amici. No, ragazzi. Edoardo fa cose. Fantastico il metto, guardate. Che sta facendo? Io quando vedo Edo. Io la smetti di scoparti i manichini, io caro. Venite a prendere un vostro copricapo personalizzato. Io non ce la posso fare. Ma ci sono i copricapi. Copricapi? No, ragazzi, non si fanno. Oh mio Dio, c'ho il corcio, sono proprio Tizio 20 adesso. Stupido. No, quello era il mio, l'ho già scelto ormai, io. Ormai scegliene un altro. Guardate lo scafandro. Tirate le testate per spostare la gente. Sì. Allora, signori, allora, dato che dobbiamo collaborare, io vado per primo. No, infatti, fermi. Chi tra voi ha già giocato Only Up? Chi tra voi ha già giocato? Aspettate un attimo, dobbiamo decidere una cosa. Dobbiamo collaborare per arrivare alla fine del. Ascoltatemi, scemi. Collaboriamo, non ci sabotiamo a vicenda. Non ti scopare, Edoardo fa cose. Come? Ma il mio solo. No, ma no. E non è ancora sposato. Oh, Berro Fronzo. Io so perfettamente che allora, cosa finirà. Allora, dobbiamo malissimo. Innanzitutto scegliere un leader. Io Berro, direi Berro. Io scelgo da Leo, che parte si va, sedia? No, Berro, dovevi diventare re. Allora, no, ragazzi, dato che io ho già giocato Only Up, vai. Ti seguiamo. C'è lo stop, io sto andando su, stupidi. No, stupidi, Leo, io sto salendo. Leo fuori. Ma perché Leo? Ma perché Leo? Fuori dal crew. Fuori dalla gamer. Dove siete, amici? Oh. Allora, innanzitutto, ragazzi, cerchiamo di venire tutti qua, per favore. Per favore, tutti qua. Dov'è Leo? Dov'è Leonardo Bruno? Sto speedrunnando. Sono a 200 metri. Ma... Madonna, è un imbecille. Allora, l'hai inventato tu, Fatto questo, dobbiamo scendere giù perché ho sbagliato. Ah, che bello. Beh, meno male che abbiamo scelto un ottimo. Allora, ragazzi, avete visto come si gioca? Bene, bene. Ora dovete farlo in cose difficili, vedete? Oh, mi ha spinto. Chi è figlio di puttana? Berro Fronzo, ti spacco la faccia. Che c'è? Che vuoi? Ma che dinamiche c'hanno di gioco? Mi si sta arrampicando su quelle che non sono arrampicabili. Senti, guarda che l'ho visto che vi tentate di buttare giù testa. No, guarda, è stato un fedicolo. Come sale? Un errore di sbaglio. Salta. Come salgo? Salta? Ma non salta! Ma tieni ma premuto sì, spazio. Scemo. Non stupido. Salta! Non mi salta più, perché? No. Sedia, già non salto di mio! Allora, va! Ragazzi, qui vige la legge del più forte. Vendi non è vero, o vendi non è vero, venduto. Lasciami stare. Che vuol dire vieni o vendi? Madonna. No, vendi. Dobbiamo aspettarli, bro. Ragazzi, non posso neanche girarmi. Raga, ho glitchato in una maniera vergognosa. Bene, cioè, tipo, il più forte è stato scelto io. Leo, ragazzi, quanti anni hai, Leo? 1000. No, seriamente, quanti anni hai? Io non ho parole. Quanti anni hai? Ragazzi, io? Sta roba. Non lo svegliare, sta facendo il PC. Ragazzi, mi sta facendo esplodere il PC. E secondo me perché. Leo ha rotto il gioco. È incredibile. Mi sta facendo esplodere il PC. Ho OBS a 10 FPS. Ma sono in mutande. Allora, Leo, non lo so. Boh, prova ad abbassare la grafica. A me è tutto a posto. Ok, mi è crashato il gioco, è tutto a posto. Si è risolto crashando dal gioco. Allora, io non ho idea se è una cosa che tipo sta calcolando Leo, ma ti giuro che cioè, sono ultra glitchato. Non riesco a salire sopra le cose. Arrivo, provo a... Praticamente, provo a salire e poi mi ricompare a... No, scemo di merda!
Allora, facciamo ripartire il gioco. Metto tutto quanto a... che vedete dei poligoni. No, fra! Arrivo sopra, ti rompo il viso. Posso chiedervi se potete non divertirvi? Ce la fai, il berro fronzo? Mentre ci sono, ci sono. Io ogni volta provo a salire e mi ricompare da solo, mi si teletrasporta alla base. Per favore, amici, potete non divertirvi mentre ci, non ci sono? Che dov'è, no, dov'è, berro, dov'è Poldock Bar? Vedi? Nascondino. Dove sta? Dove sta? Dove è andato? Dove diavolo è andato? No, cioè, non funziona, non so salire. Io adesso metto tutto a merda. Fra, dove sei andato? Bro. Non sei puoi... andato avanti? No, sono sempre là. Fammi abbassare la grafica. Io ho messo tutto a low adesso. Non posso fare niente, Sedia. Ma è incredibile sta cosa. Sedia, quanto costa il mio outfit? Allora, ragazzi, qui abbiamo delle solide pantofole, una camicia con i cuori e ma dei boxer. Ma lei è rientrato? Oh, ma si può fare le emote? Si può fare le emote? Raga, mi sembra cambiato il personaggio, penso. Ok. Ho anche, ho anche i comandi. No, se lui salta, tutto a posto. Ma se ecco, salta e si aggrappa, ricompare alla base. Non dovremmo fare le emote, davvero non dovevo. Oh, sto facendo... sto ballando, ma è disgustoso! Provo a rientrare, no? Se teleporto tu sposti. Che è successo, Berro? Allora, il mio personaggio, oh, se salta, non è un problema. Ciao, ma bro, se fa... fermo, stai fermo, stai fermo! Vabbè, stai allora, fermo, allora sedia. Non ti spiego. Spiegami, spiegami. Quando io premo lo spazio e lui tipo fa la cosa di aggrapparsi per salire meglio, finita quell'animazione si teletrasporta alla base di quello su cui si è appena arrampicato. Boh, prova a respawnare, non lo so. Perché è un gioco di merda! Sì, no, comunque... Dove sei andato, sedia? I am a fucking crap. Aspetta un attimo, Leo, dimmi se vedi questa cosa qua, guardami un secondo. Sono dentro la texture. Ah, guarda, io ci provo. Oppela! Sblop! Oppela! Io ti vedo ancora giù. Infatti sono ancora giù. Non mi fa l'animazione del saltare, non so come mai. Prova a riavviarlo come ho fatto io. Va bene. Come fa? Exit. Sei pronto? Sta arrivando, eh? Sta arrivando, vai. Sta arrivando, sta arrivando. Damn, son, going crab. Posso mettere l'emoticon, anch'io? Going crab. Oddio, no, ti vedo, no, guarda. No, God ti damn, sto spiando il culo. God damn, baby. Cosa ho visto? Mi vedete, dimmi. Poldo? Sì. Indovina chi sono? No, Leo. Mio padre. Leo, il bambino Leo. Che sta tutto in classe. Ah, vero. Going crab, crab, bene, manca, crab. Manca Berro. Oh, posso vedere una cosa? No, fermati innanzitutto. Secondo, voglio vedere una cosa. Going crab, crab, crab. Berro? No. Ciao ragazzi, sto... Ci sei? Un attimo, Leo, no. Poldo, guardami. Aspetta un attimo, sono la sera due gambe. No, brutto pezzo di babbuno. Aspetta non un eri attimo. Qua, io non potevo saperlo. Zitti! Berro, parla. Sì. Non esistono server ever, quindi provo a chiudere il gioco e riaprirlo e vedere se funziona. Ma non puoi unirti alla nostra partita? No, non posso. Going crab. Cioè, è un bellissimo gioco, ne sono sicuro, ma ti giuro che ho giocato tipo due minuti e non ho più potuto salire su niente. Come è successo a me? Ma sono salito su una pedana e mi sono tipo teletrasportato istantaneamente per terra. Crab and time. Poldo, immagina... Poldo, immagina tu che sei tranquillo e poi il tizio 20 al Games Week inizia a farti questo. Ma in alfa voi siete le chiavi, più o meno. Io sono allora, sono ragazzi, io, cioè, allora, il vero, io sono un crab. Guardami, Poldo, going crab, going fucking crab. Non riesci, ma smetti, ma come fai, Berro, voi? Ma con Altab non si vede tra le amicizie da scegliere l'invito? Allora, ragazzi, questo è un gioco normale. Mio Dio, quanto sono brutto. Vabbè. Madonna, sedia, non devi interrompere le persone. Scusate. Destro. Dicevi. Destro. Oh, Cristo del Dio, ma cosa ha sto gioco? Ti ha fatto entrare, finisci Berro? Per la partita. Adesso sto provando a rientrare. Ok. A posto. Ti fa entrare? Sedia, basta interrompere! Io non stavo parlando, mi sono buttato, baboon. Ma ciao, era questo il gioco secondo me. Grazie anche a Simal, grazie del quarto. No, Leo ha imparato a non andare in crab. Sì, e going sono crab. Ora hai i poteri. Crab. Going crab. Ok, sto loadingando. Going crab mode. Yeah, fucking crab. Come si toglie il crab mode, bro? La danza di Fortnite. Come si toglie il crab mode, bro? Così. Il crab mode. Porco Dio!
Dio, Leo! Da, scusatemi, ragazzi. Vabbè, ma ti sembra il caso di bestemmiare? No, è che mi vuole seguire. Ma mi spinge 12 volte! Poi piangi se il Mesa ti tira fuori da tutto. Cos'è il Mesa? Quello dei bambini che dicono non guardate questa cosa, bambini. È tornato bello flonzo! Il Mesa. Adesso provo a vedere se mi fa arrampicare. Bello flonzo. Sì, no. adesso funzioni, stai funzionando. Allora, funzioni, seguitemi. Adesso funziono. Gamers. Yeah! Gamer! Sì! Allora, ci siamo? Sono stato spinto sotto di nuovo. Ma come? Da chi? Da chi, Poldo? Io voglio fare male a qualcuno oggi. Ma chi è stato a buttarti giù? Mercoledì Adams è stato, bro. Ma come? Shut up, ma quello è Bruno. Gamers. Non si nomina Bruno. Ma perché? Non si nomina Gamers. Bro, c'è un problema. Quando scavalco non mi fa scavalcare e mi torna indietro. Devi resettare il gioco, allora. È lo stesso di Berro. Devi resettare il gioco. Guarda, ti terrò per mezz'ora, Poldo, a non sapere che cazzo succede, parlandoti sopra e facendo il cazzone con sedia. Ma io volevo aiutarti, bro. Going crab. Comunque sì, io non l'ho risolto se non riavviando completamente il gioco. Non mi menare, ti prego, Leo. Oh mio Dio, gioco di merda. No! Ma non t'ho mirato, t'ho solo scavalcato, scusami. D'altra parte no, 5 euro, non è che... Going crab. Io sto speedrunnando intanto, sono qua sopra, ciao ragazzi. Ma no, aspettatemi. Ma dov'è Berro? Ma perché lassù Berro? Solo i più forti. Ma che ci sta facendo lassù Berro? Berro! Solo i più forti. Vieni giù che ti fai male. Aspettatemi. No, Raffaele, è venuto. Dov'è Polmo? Polmo. Mi stiamo a giocare alle app alle 3 di notte, è pericoloso. Ragazzi, mica sono Game Time TV. 5 cose bannate. 5 cose bannate in Cina. Going crab. No! No, zio, ho fatto l'emoticon, non ti ho spinto. Di merda. Ho già il video, ho fatto l'emoticon, non ti ho spinto. Leo, tu ti meriti di andare in un campo dove ci sono delle persone che si divertono a fare dei giochi e poi... Te lo giuro, come ho detto a Tarricone, te lo giuro, magari ti ho spinto, ma il paracadute te l'avevo dato. Che... No, Leo. Leo! Leo! Te lo giuro! Può essere! Ragazzi, una volta ho chiamato Mercoledì Adams alle 3 di notte e non mi ha risposto. Cos'è successo? Stava a dormire, bro. Ciao, pianoforte, grazie all'undicesimo. Ci sono, ragazzi, ho anche i capelli a questo giro. Ho anche i capelli? Bro? Sì, ho i capelli. Guarda, sì, sedia, prova a fare un emoticon vicino a me, ti spinge? Dove siete, ragazzi? Io ho fatto questa, guarda, 5 emoticon. Vedi che ti spinge, perché? 5 emoticon bannate in Cina. 5 emoticon bannate su OnlyApp in Cina. Buonasera, okay. Ugo. Non fare l'emoticon col 5 di lato vicino a sedia. Veramente, veramente, Bugo, perché io sto impazzendo, perché Leo mi continua a buttare di sotto. Ma quello è Poldo. Non ti ho buttato di sotto, ho fatto l'emoticon. Perfetto. Dove stai andando adesso? Only up. Di qua, brother. Berro ha finito il gioco nel mentre. Berro ha speedrunnato. No, sono qua sopra. Cioè, guarda, se io faccio l'emoticon, ragazzi, 5... No. Ok, non la faccio l'emoticon 5. Madonna, stavo cadendo, bro. Mi sono spaventato, cagato, pisciato. Ma che sta facendo, Leonardo, bro? Che schifo. Going crab. Andiamo, ragazzi, andiamo. Going crab. Comunque, i problemi di peso di Leonardo Bru, secondo me, gli faranno comunque finire il gioco senza problemi. Ma dove cazzo? Ah, ma si devono andare! Non lo so, sento comunque, Bugo. Il problema lo vedi solo tu, Poldo, te lo dico. Allora, innanzitutto... Ciao, Kerf! Oh. Perché non mi fa donare bits? Non lo so. No, ma non salta, perché non hai soldi. Smettila! Sespo, sono Sespo! Rosalba! Ti ho messo paura, eh? Chi è Rosalba? Nome. Giustificati. Sono I am fucking great. Dai, dove siete, ragazzi? Aspettatemi. Io sto salendo. Allora, ragazzi, io sono l'unico qua in mezzo, come mi ha suggerito Bugo, che ha fatto un record mondiale su OnlyApp. Non so se lo sapevate. Grazie, no, sapevatelo. Non frega nessuno. Che non due salta. Minuti ho fatto, due minuti. Per chiudere. Turbo glitchato. Ah, per chiuderlo. Ok. Okay. Grazie. No! No, allora, Leo si è salvato. Allora, ragazzi, vi invito caldamente a fare una cosa molto interessante, che è guardare in alto. Cioè iscrivervi al canale, oh, e Gesù! Attivare la campanellina. Ma c'è un drago. Cristo, sì, io ho guardato in alto prima, ho visto 3 FPS, non lo voglio più fare. Io invito anche, non so chi si prenderà questo video, ma invito chi sta guardando. Ma Leonardo Bru dov'è? A mettere mi piace e lasciare un commento. Dove devo andare, sedia? E lasciare una campanella. Non lo so, bro, io sto qua sopra. Io sono ai bidoni verdi.
Ai bidoni verdi. Sì, voi dove siete? Guardati in alto. Che paura sto gioco. Mamma mia, guardare in up. Stiamo arrivando, babun, che non siete altro. Noi Madonna, ma io non riesco a capire quando un salto lo posso fare. Ma com'è possibile che io sono caduto e sono più avanti di voi? Perché cioè, sei più avanti di me. Sei stupido? Forse ci dovevamo io buttare. Sono più o meno al tuo stesso... Guarda, dove siete? Girati allora, intorno. Io aspetto Poldo perché gli devo dire guarda, come si fa sto salto. Girati a destra e a sinistra. Poldo, salta letteralmente in mezzo alla scala. In cioè, mezzo proprio... alla scala? Sì, sì, in mezzo alla texture di questa scala. Ah, ci ho arrivato! Ma veramente? Da qua non so dove si va, però. Ma da fermo devo sprintare? No, salta e basta. Salta e basta. Sì, no, bisogna andare dall'altra, mi sa. Fra, dove stai saltando? Ti ho detto di saltare in avanti! Ti ho detto di saltare nella texture della scala! Ma tu... Leo! Tu mi hai detto di saltare verso la texture, quella là, non della scala! Della mia scala! Ragazzi, cioè, clippate sta cosa, per favore, devo usarla in tribunale contro Poldo. Bro, cosa devo fare ora? Tra qualche anno, tipo, Poldo che uccide la famiglia di Sedia, Sedia che arriva con questa clip... giustizia, come si chiama? Legale, legata, giustizia Angelo legata. Greco, starring... Poldo è un po' confuso, è molto confuso. Allora, potrei aver fatto una stronzata. Il problema è che c'erano Leo e Berro che mi stavano distraendo, quindi io pensavo fossi loro due. Dove e io sono, dove io sono saltato dritto. Sono qua sopra, sto speedrunnando, ragazzi. Mi sono incastrato. Ok, no, invece dove sta Poldo? Ragazzi, io so che adesso cadrò per una bestemmia così dov'è potente. Poldo? No, Leonardo Blu! Il mio culone! Oddio, ti ho visto scendere molto velocemente. Sei ingrassato nell'ultimo periodo. Dove cazzo siete, sì, raga? Poldo, segui la crab. Ragazzi, la spazzatura è nostra amica. La spazzatura è nostra amica. Riciclate. No, guarda. Dove sei? Dov'è Leo? Allora, sono arrivato, vieni qua. Sedia, vieni qua. Sto guardando. Ma okay, no, guarda. Guarda. No, ma Dio. No. Ok. Vedi che rimbalzo? C'è un bidone che mi fa rimbalzare? Sì. E prima mi ha fatto andare in altissimo, ma adesso questo qua decide di... che ha paura. È perché lo stiamo guardando. Ecco, visto! Oh! Visto! Dobbiamo andare là, bro. Come si fa? Non lo so. Provo a giuro che non ho idea di dove voi siate. Estremamente in alto, sono in cima allora, al nucleare. Io in Puglia in questo momento. Vieni di qua, bro. Qua mi sembra più alto. E dobbiamo andare solamente in alto, quindi mi sembra... Only up! Ma only la mappa up. È quella di Only Up? Mr. Crab Dance? No, non è quella di... Non credo proprio... Però è gli stessi creatori. E io... Innanzitutto... Ah, è vero. Io ho proprio paura che l'unica cosa... Però mi sono cagato addosso. I am fucking crab. Ciao, Nan, grazie del Prime. Buongiorno, Leo. Aspettiamo che gli altri due... Dovrebbero avvenire qua, secondo te? Sì, no, hanno preso il bidone che ti fa saltare in alto. Ma è vero, io sono andato... Io ho seguito la mappa. Non è vero, hai preso il bidone. Sì, ma non è vero. Però allora, ragazzi, no, non giocheremo al Crab Game perché mi sembra un gioco molto ripetitivo di cui mi potrei annoiare in un quarto d'ora. In realtà, al contrario, è invece pieno di innovazione. Io voglio altri bidoni. I am a fucking crab. Ragazzi, ma io sono sempre ultimo. Mi aspettate, stupidi scemi. Babbè, Sedia, vuoi vedere le mie emoticon? Going fucking crab. Ma la smetti, mo ti spingo giù. Allora, Sedia, io te lo giuro, quando sarà da lavorare questo video sul gaming, dico a chi lo prenderà, prendi Sedia che dice going crab e cancella questa traccia audio da tutto il coro, tipo cancella rumore, no, ma con going crab. Stupido! Going crab. Ciao, amico Boscaiolo, grazie del premio, grazie a Endgend per il terzo mese, ciao, belli. No, prendi... bisogna saltare sul palo. Leo ha glitchato, l'hai glitchato? Cos'è che ho glitchato? Perché sul palo, stai facendo raga? Un glitch? No, volevo provare a fare questo però un po' più in alto. Ah. Che paura, mi sono cagato addosso. Mi mangio il tonno, mi ficco il tonno. Posso non usare? Ma c'è un'altra strada o per forza questa qui? È solo questa, non ne vedo altre. Ragazzi, comunque è letteralmente i cantieri in Puglia. Holy app. Minchia, però verissima sta cosa. Sicurezza sul lavoro. Se adesso cadiamo e moriamo è una morte bianca? E cosa? Il canale crab. YouTube? Il crab è migliore del sushi. Io voglio che Caparezza mi ci fa una canzone. Going fucking crab. Cazzo. Ma la smetti, Sedia! Basta, mia Sedia. Mi sta venendo... Ma perché ogni scusa, volta ma io c'ho il momento crab a un certo punto, scusami.
Vai, Salponi! Il punto chat è che voi vedete questa cosa come vabbè, la vedete solo nel videogioco, poi è finita. No, la serie andrà avanti per i prossimi 5 mesi. Sì, sono sicuro. In ogni situazione a dirci, going crab. Going fucking crab. È sull'aeropoldo. Wow! Oh, guardalo. Senti, ma hai superato il turno, non, è, ragazzi, non mi hai rispettato. Ti chiedo scusa, non mi buttare di sotto, ti meno. Bro, dobbiamo avere fede qua, che no! Ne pensi? Sono che caduto. È Emilio. Addio, no, ragazzi. È caduto Berro? Sono caduto. Quanto no! Sei caduto in basso, bro? Sedia, Poldo, addio. Addio. No! 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 Era un addio veramente! Era un addio veramente! Io pensavo memassi! Pensavo di star memando! No! Ma si devono... No, non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere che siamo rimasti gli unici Sedia, due gamers. Sedia, vai in crab, per favore. Going crab, going fucking crab. Adesso, che palle. Adesso la challenge sarà tentare di ritornare dove cazzo siete voi. Voi che dite, chat? Going crab is the new. Ciao Mario, grazie is per is il beat. The new gaming. Perro, cerca la spazzatura. Bro, che facciamo? Going crab. Qual è l'emote del crab? Oh, eccola. Madonna santa, oh, ero con te. Cazzo, sedia, Cristo. Guarda che non la faccio più la foto con te, te lo giuro. Going crab. Voglio la spazzatura, voglio la spazzatura. Ma quella roba, una roba da 2000 è sta qua, cazzo. Non so se sei un 2000, puoi ridere di una vaccata simile. Come si toglie l'emote? Bro, mi sto cacando. Ok. Ferro! Eh. Ah no, ok, pensavo di essere morto per sempre. No, oh, cosa oddio. Devo fare? Ma qua come si va avanti, scusa. King del allora, gaming? Io penso che dobbiamo andare o nei boxer o dovremmo andare... No, là no, l'ha appurato Leonardo Blu che non si può andare su quell'aereo. Io ti vorrei vedere nei miei di boxer. Va bene, Leo. Provi ad andare prima tu o vado prima io? Ai boxer. Dovete andare dall'aereo. L'aereo no, sì, ai boxer, indietro. Non me ne frega niente. Io so che ci sono dei bidoni. Sono due strade. Ce l'ho fatta, bro. Ce l'ho fatta. Tranquillo. Ok. Madonna. Gna, gna. Mi chiamano il gamer. Gnagna TV. Gnagna TV. Gnagna TV. Ok, mo stiamo qua scilla ad aspettare i ragazzi. Facci go in crab nella vita reale. Non mi sembra il caso. Gnagna. Che è successo? Dove sei? Dove sei? Sono caduto. Come sei caduto? Sono l'unico. Sì, sono caduto in una piccolissima fessura, gamer. No, ragazzi, sono l'unico. Go in crab. Ok, sì. Hai azzeccato il momento, sicuramente. Sì, su come andare crab. Allora facciamo così. Allora devo andare a vedere dove sono i miei amici, quindi andrò in crab mode. Go in crab. Ma mi è andato in una fissura piccolissima. Ma che cos'è questo gaming? Madonna, cos'è ragazzi, ma io sono veramente Sam, in alto. Io guarda, delle volte mi chiedo se sei veramente un gamer. Andiamo crab. Ragazzi, wow, sono veramente euforico. Come si risponde ad ogni situazione? Going no! Madonna santa, che palle! Dove sei caduto? No, mi è passato attraverso la scala, sto cazzo. Berro Fronzo! Madonna, quanto cazzo è buggato sto Bello Fronzo! Berro Fronzo si arrabbia per un videogioco. Allora, per la chat di Berro, ve lo dico, se Berro non riesce a finire questo gioco oggi, farà una maratona di 24 ore in cui continua a giocare senza fermarsi. Possibile. È proprio quello che succederà. Dove siete, ragazzi? Vi guardo in crab mode. In Lituania. Oh, vedo Sedia. Oh, Sedia, se sei tu, sera. Salta. Aspetta. Sì, sei tu. Ciao, Sedia. Dove sei? Molto in alto in crab mode. A me serve vicino al coso che ruota. Allora, signori, ruota. Dobbiamo tornare da Poldo perché Poldo evidentemente sta sottovalutando il crab. Sottovalutando che il vuol game, dire perché? Sto sottovalutando il crab? Prevedo potresti clerico. Fare molto meno crab. Yeah, Crabber. Io sto cercando i bidoni. Sto cercando di capire come sono gli hitbox in questo gioco. Ok, sì. di più. No. Ragazzi, nel caso in cui io sia in live e mi 20. Scappi la cacca della settimana, che è quella che dura di più, tipo due orette, come si fa? Metti le mani a coppetta. Allora, io ti dico, c'era un mio amico che usava un avatar di una sedia per coprirsi di queste cose e nel mente si cagava addosso, piccolo suo fetish. Sì. Ciao Johnny. Ma si può fare questa cosa? Lo conosco, cosa? Sono io. Forse è meglio evitarla. Allora, no, è meglio evitarla questa. Sede, cosa. Dal 1900... Da no, ragazzi, non ce la posso fare. Cioè, non chiedo se vieni a dentro quella cassa di scala, impazzisco. Che è successo? No, ragazzi, io non so se ci credo in realtà a Trieste. Cioè, esiste davvero Leonardo? Ma c'è proprio Berro che sta implodendo e tu fai il content mentre Berro sta avendo un attacco psico-emotivo. Ma infatti, Leo, grazie Leo, Marisu Berro per aver regalato la sabba a Roberto Benigni. What the fuck? Allora, innanzitutto Berro, fai un bel respiro. Sì.
Ok, ci sei? Oh, sì. Fai going crab. Going crab. Going fucking crab. Ok, perfetto. Non mi sento meglio, crab. Com'è? Dove state andando? Che lo fai sbagliato. Mr. Crab. Gioca a Fortnite. Crab. Crabbers. Crabbing. Oh, la sedia a due gambe è qui. Che bravo. Sono gamer. Ma Leonardo detto... Perché urli quando dove cado sei, io? Bro? Stavo... Sono... Sono sbagliato. Ho visto dove sei. Oh, dove visto dove okay. Sei. Let's go. What? No, stupido. What, signore, io mi faccio delle domande solo quando voglio sapere la risposta. Vai. Going. Going crab. Madonna, adesso vengo. Adesso vi rush e uccido sedia. Uccido sedia, ve lo dico. Io se sedia ti raggiungo ti butto giù. Scappa. No, perché fra? Perché così, stai dicendo appena, per il going crab. È un momento perché? Gaming. No, going fucking crab. Bravo, sedia. Ma dove sono gli altri? Non li vedo. Io sto salendo sul reattore nucleare. Ma voi siete proprio... Scusatemi, io ho fatto praticamente mezza mappa. Ho fatto, ragazzi, un momento... Ho fatto un momento talmente gaming che sono tornato a Super Mario. Guardate, che si è congratulato con me. Guardate la bomba, che Minecraft! Oddio, che cosa cazzo ho fatto, ragazzi? Te lo dico... Tu sei, ti sarei pure fatto mezza mappa, ma io mi sono fatto tua madre! Ah, scusami, era un po' troppo. Scusami, hai ragione. Il reattore, sono un po' stressato. Sì, allora, domanda di vitale importanza: che cosa vince tra Skibidi Bibidi Gamer e Going Crab? Smettetela, ragazzi. Bibidi. Dove sei, Leonardo Fanti, Brugnara? Ah, sono agli aerei dove sono caduto prima. Ah, ok. Secondo me ci riprovo. Prima, cioè, non ce l'ho fatta prima. Cioè, prima sono adesso. Caduto in questa fessura, comunque, voglio solo dire. Non ci posso credere, Leonardo. Leo, ma sei un babbeo! Fa anche rima. I am crab. Ma non ci posso credere! Devo andare là. Yeah, telefonando, tio, potessi dirti addio. Ragazzi, Leo è caduto. Ma quanto caduto sei? Cioè, quanto in basso sei caduto? Ma mi sto giocando con noi a un liato più in basso di così. Esatto. No, Leo, non dovresti andare only down. Oh! No. Cioè, e la gente lo sa, ha capito, per stare. Ragazzi, io penso di aver bug. Come ragazzi, ho un problema. Ah no, ok, non ha più un problema. Ero entrato in un tubo che pensavo fosse una scorciatoia ed era una trappola e non riuscivo più a uscire da quella trappola che non era una scorciatoia, era un tubo. Ok. E ora come fai a raggiungerci? Io bro? Non ho ancora capito cosa fa Edoardo. Fa cose, ragazzi. Lasciatelo giù, prima o poi arriverà. Apollo, mi sa che seguiremo il tuo consiglio. Io adesso cerco i bidoni. Dio del... Minecraft. Andiamo avanti, sedia, che facciamo? Sì, andate, provate, voi tanto credete tra un po'. Sì, è vero. Bro, ho sbagliato, giuro che ho sbagliato. Oddio. Tra l'altro adesso sono chiuso in un posto che non so neanche dove cazzo è, mio caro. Allora, guarda cosa devi fare qua. Is the real king of gaming? Is the real one? Is the real? The real king of gaming. Ma sono tipo in un posto che non esiste, dove cazzo sono? Ah, è una battuta sul Molise, bellissima, mi piace un sacco. Cos'è il Molise? King of Gaming, bro, sono sui container, quelli che hanno portato gli animali di Madagascar in Madagascar. Non li hanno portati in Madagascar, dovevano portarli allo zoo di San Diego, dov'era? San Diego! No! Bro, c'è una trappola! C'è una trappola! C'è una trappola! Ma aspetta, intendi quei ragazzi vestiti da ragazze anime? Arrivo! No, no, di dranna! Via! Hai visto, bro? No, sedia, fermo! C'è un little bit of trolling. Quale? Okay. Vedi, ragazzi, quel pallet di legno? Sì. Ecco, è invisibile. Se ci sali, cadi. Cereali Cirios, no. Pallet! Cioè, non è che è invisibile, vuol dire che è in... Come si dice? Texture, cos'era? Sì, che cioè, lo attraversi. E come cazzo era l'arrivo dall'altra parte? E che cazzo ne so, fratello in Cristo? Vabbè, nel dubbio. Madonna, si speedranno. Non mi fa andare più in Going Crab. Cosa faccio? No. Ecco, vedi, te lo sei meritato. No, non mi fa andare più in Crab. Oh, grazie, i miracoli esistono. Ah no, eccolo qua. Crab. Non ci posso credere. Ma eri tu? Ero io. Ma sei arrivato lassù? Laggiù, vuoi dire? Ragazzi, no. Ma quindi sono ufficialmente il King of Gaming? Going. L'hai passato? Going fucking. Come l'hai passato, bro? Non lo sto facendo. Buonasera. Ti sto aspettando. Non arriverò mai. Ferro, appena
Appena sali a un certo punto c'è un bidone che ti porta in altissimo. No, raga, mi si è buggato di nuovo il personaggio. Credo si dica intangibile. Beh, sì, immagino. Davvero? Beh, madonna, io darò come sedia, proprio ignori i problemi di Berro Fronzo. Quando Berro dice qualcosa, sedia risponde con altro. Berro, devi rilogare? Sì. Ok. No, niente. Madonna, tu ci pensi che sto gioco è pure a pagamento? Questo è il problema. Se si può. Allora, ragazzi, consigli per arrivare sopra più velocemente? Che mi sta esplodendo il cervello. Potete spammare? Cioè, esiste un emote con un crab? Granchio. L'aveva Bertrand nel suo vecchio canale, non c'è più. Comunque però c'è, però è l'emoji. Emoji del crab? Emoji del fatto, crab. Mi fate vedere un emoji del crab, così sono felice. No, uno ha spammato un pisellone nella mia chat. Ma cazzo, ma che bug brutto, no, però. Forse non è il caso. Sì, no, oh, eccolo, c'è un crab! Crab. Gamers! È pure bello! È bellissima l'emoji del crab. Madonna, ma è stupido che si emoziona per l'emoji di un cranky. Perché sono stupido? Non mi trollare. Ciao, Sedia! Ho trollato. Sedia, ciao! Fra, che cazzo ci fai qua? Ho preso un bidone e sono arrivato dalla come hai fatto? Qui. Dimmi come hai fatto. Con un bidone. Dov'è? C'era un bidone laggiù. Un bidone laggiù, lo vedi? Laggiù. Bellissima spam chat. Dov'è Poldo? Poldo, sono nelle scale. Going back in. Nelle scale? Sono caduto. Ah, ma di caduto? Nuovo. No, io basta, io non gioco più, ragazzi. Sei caduto di nuovo? Sono caduto di nuovo. Quanto in fondo? In fondo. Fra, muoviti. Sedia. Per te potrà essere solo un gioco, per me è l'amicizia. Poldo, vengo ad aiutarti. No! Grazie, bro, ti voglio un mondo di bene. Dove sei? Ragazzi, io vi aiuto facendo la danza. Vengo nella strada principale. Ok, vieni alla strada principale, ti faccio vedere tutti gli shortcuts che ho trovato. Appena entra Berro, li faccio vedere anche lui. Sono ai barili. Ok. Quelli proprio iniziali. Sì, arriva. Ciao, bro. Guarda, vieni con me. Ciao, bro. Un pro gamer. Ciao, una spigola, grazie del prime. Ciao, Nightwolf, grazie del quinto. Guarda, vieni. Mattonella, grazie del prime. Saliamo con l'amicizia. Mattonello. Ok. Sto arrivando anche io con l'amicizia, Leo. Okay, aspettiamo anche Berro per l'amicizia. Fammi vedere l'amicizia. No, ci mette un poco, ci mette un poco. Vai, vai. Ma qua Berro, è dietro di noi. No, ah, vabbè, devo arrivare là, va bene, arrivo. Sì, ok. Allora, Poldo, appena salito qua in cima a questo palazzo, palazzo cazzo, fermiamoci in cima. Ok. Ma perché vai all'indietro, bro? Perché non bisogna, lo diceva anche il tipo di Ready Player One. È come si muovono i crab. No, non è vero, quelle sono le regole, stupido. Ok, il primo shortcut è qua in cima. Aspetta, arrivati qua siamo salvi. Siamo salvi. Gravier a quest'ora avrebbe già finito il gioco. Shut up. Sì, zitto, che Gravier è un Poketunks. Ciao, Matty the King, grazie del prime. Volevo dire un Poketuber, non un Poketunks. Ok. Poketunks. Gotta catch them all. Aspetta, dove cazzo devo andare là sopra? Sì, sì. Allora, Poldo. Sì. Questo. Devi saltare e prendere quel bidone. Oh, innanzitutto poi salti qua sopra. E poi salti sul bidone. Ti porterai in avanti. Ti farà un saltino in avanti. Vacci subito. Vai! Ok. Ho preso una scala. Perfetto. Adesso aspettiamo Berro. Sono qua. Sto arrivando. Ma dove devo andare da qua in poi? A destra. Vai a destra sul coso lì arrugginito. Ah, ok, Berro, adesso vedi, tu salendo ti fa un saltino in avanti, lo fa due volte e prendi questo bidone. Bitch is gone, bitch! Bitch is gone, bitch! Bitch is gone, Sapolo! Ce l'avete fatta? Quasi, io sono andato quattro volte. No, vabbè, è successo, ero in crab. Ho schippato le cose. Ci siamo andati un po' troppo oltre, Berro. Benissimo. Non ho controllato... il mio gaming. Ragazzi, il tempo di morire dalle risate per Leo che mi passa. Arriva Berto che fa la... di Snake di Metal Gear Solid. Ok, Poldo, ci vediamo al bidone che ti avevo fatto vedere il primo, quello dove saltavo con Sedia, ti ricordi? Dimmi se non è stato un momento gaming questo qua. È un momento, non mi ricordo qual è, bro. No. Ok, allora cerca qua. Arriva, sì. Senti, hai mai giocato a Cuphead? Oddio. No, in realtà ci vorrei giocare. Forse voglio portare una serie con Poldo. Che ne dite? Con Polipop? Poldo. Polipop, pop. Poldo. Avete visto comunque che salto della fede? Ce l'ho Però fatta, vai di qua. Sono un gamer. Going crab. Ma hai passato quel coso, bro? Sì. Aspetta, sulla scala qua dietro, Berro. Vai. Ma ci va qua sopra? Così. Devi fare un grande salto? Yes, very corsa. Mi spieghi come si fa?
Yes, okay, you Poldo, take the ring corsa. Sono sopra. And, you... Ok, arrivato là in cima, poi aspettaci. Ci sta Cap e dà una bella grafica, è vero. Una grafica effettivamente cartoon anni 80, molto anni 50, sì, molto wow! Bella. Ferro, sei vivo? Oh, ok. Era un effetto sonore da cartone animato. Io adesso samplerò tutte le volte in cui il perro ha urlato e le utilizzerò nei video. Dio Cristo, non c'è... Okay, dove sei, aspetta? Sono dove sceso, sei? Sono c'è sceso uno... di sotto. C'è uno shortcut, forse, non so dove sei. Lo shortcut, non ti preoccupare, adesso... Io sono a quel palo dove volevi fare il ninja. Adesso faccio del okay, gaming. Ok, allora aspettami al palo ninja, poi ti faccio vedere lo shortcut va bene. Del ninja. Dai, vai, però ce la potete fare. Comunque è assurdo che Leo sa tutto i... Hai rotto il cazzo, quando cadrai tu, cazzo? Vai su, vai su, tanto cadi però poi. Literal crab. Senti, cazzo, incredibile. No, comunque, sedi, aspettaci. Aspettaci, bro. Ti sto aspettando, è solo che... No, da un po' no, su, okay. Allora, io adesso tu dovrai fidarti di me. Io ti dirò di fare una cosa. Al 30% ti trollo. Al 70% ti do un consiglio utilissimo. Che vuol dire, bro? Scelta tua. Beh, è come okay. Rollare un 20, dai, va bene. Scelta tua. Scelta mia, vai. 14 più 20. Vai dritto qua. Vai dritto e cadi giù. No, di qua, Poldo. Dritto di qua e cadi giù, di poco. Che babune che siete. Ma perché tu sei al contrario? Vai di qua e cadi giù dal muro. Così? Grazie. Qua, qua, da qua, Poldo, qua, qua, qua. Cioè, se qui? Non ti butti di sotto non sì. Sei un vero crab. Ma cosa devo mirare, quel cassonetto vai, là? Vai, guarda. Vai, no. Sì, il cassonetto. Quello? Perché non salta questo coso? Yeah. L'ho preso! No! Cosa dove ti ha portato? Bro, mi ha spinto tipo in Giappone, bro. Sono finito nella Repubblica Dominicana. Ah, forse parlo di rimbalzo. Ok, hai sbloccato il 30% dell'achievement, mi sa. Ma vaffanculo, Leonardo, bro! Era il cassettone giusto, ma cosa state facendo? Cosa state facendo? Leonardo Bru mi ha trollato. Ma non è vero, ti volevo aiutare. Oldo, il cassonetto giusto, magari sei tu la persona sbagliata. Sono finito dritto a San Marino, porca troia. Ma sei tornato di nuovo indietro? Sì, bro, sono a terra. Sei a terra? Dai, adesso posso fare? Ma cosa mi insulti? È colpa di Leonardo Bru! Ma se tu non sai prendere i cassonetti! Ma tu tanto amico e amico e alla fine mi rubi la bici! Sì, te l'ho detto mille volte! In discoteca si fanno bene e poi li prendi! Adesso vi darò fastidio piangendo per tutto il percorso. Giuro che non mi aspetto più. Vabbè, io vado un po' troppo avanti. Berro, guardami. Sì. Non prendere il cassonetto. Prendi la piattaforma. Non prendere il cassofetto. Cassofetto. Quale piattaforma? C'è un'altra shortcut che non so. Devo venire là? Vieni qua. Vengo è il cassonetto che Poldo non è riuscito a prendere. Che cazzo non lo devo ora fare? Ora tu lo sprinti e lui ti manda... vabbè, io l'ho sbagliato. Però lo sprinti ti manda in Canada. I am... wow! Ok, ci sei fatta? Ok, più o meno ci sono. Okay. Ce l'ha fatta? Ma sì, io circa sì. Ma Leo, okay. Ma porco, ma c'è il PDF aperto? Come cazzo lo sai? Non lo so, io sto cercando i cassonetti. Cerco i cassonetti e ci vado dentro. C'è il PDF aperto. Oh, c'è il PDF okay. Aperto. Come si fa a salire qua, mo? Ho il WWF aperto. Io ho paura. Brothers, okay, che devo fare? Sedia! Sedia, se fai il going crab ti dono 20 King of the Hill! Sedia, King of the Hill! Sono dietro di te! Sopra di te! Sedia, che cazzo stai facendo? Inter sai che già smesso di piangere? Scusa, dov'era il cassonetto? Ah, eccolo. Sedia? Ah, i cassonetti non vanno sprintati, ho scoperto in questo esatto momento. Maledetto suppellettili a due gambe, girati cazzo di 130 gradi. Ti ho visto, bello fonzo, ti ho visto! E allora cazzo, dammi un feedback vocale, cosa faccio se non ti leggo nel pensiero? Ti ho detto, te l'ho detto, solo che poi il mio crab ha tipo preso takeover. No! Ha preso takeover, oddio. Quando sei da capo? No, sono caduto giù. Però non da capo. Ah, sono dietro di te. Allora, bello flonzo, io ti direi vieni qua, ma non so come Leo si va avanti. PDF. Don Pelmo time, grigliata di crab. Pedophile? Yes, I have it. No. I PDF file? No, Leo, no. Cosa PDF no? File, bro. Devi stare attenzione con queste parole che dici. Sì. Poi gli buttano due cose, lui non monetizza i suoi 25 euro. Dov'è, bro? Bello flonzo! Qua sotto. Vuoi provarlo? Allora, però non mi ha mandato tanto in alto, c'è cioè di poco.
Forse lo devi prendere dall'alto. L'hai fatta? Sì. Ah no, ok, solo per fare questo, ok. Vedi se si può salire lì, perché se no... Ah, si può salire, ok. Porca troia, ma perché sto sbagliando queste cose? Allora, Poldo, aspetta, resta fermo, resta fermo lì, resta fermo, resta fermo, resta fermo. Sono caduto, bro. Olè! Come cazzo ero là? Okay. Di tanto o di poco? Sono dove eri prima tu col cassonetto. Che gioco abominevole. Allora, qualunque cosa tu faccia... Sei? Aspetta, arrivo. Allora... ho un problema. Sono i cassonetti verdi, bro. Ok, quale? Quali il mio problema è che è come se avessi la chat perennemente aperta. Quindi il mio personaggio può andare solamente a destra e a sinistra. Ma non prova a premere ESC. Going fucking crab. Ci sono, Leo. Poldo, ti fidi di me? No. Io mi fido di me. Devi stare attento con quelle parole. Ci sono delle scale. Perché le scale non le posso prendere? Prossimo test, quanto sei crab? Il mio personaggio è fissato qui. Dimmi. Vieni, salta qua. Non posso andare avanti, ragazzi. Ci sono? Ok, ora non sprintare. Ma non c'è... No, non ci credo. Camminaci dentro. Te lo giuro, non posso levarsi. Devi cercare di non bloccarti qua, ma andare più in su. Ma com'è possibile questa cosa? Io tipo, prendilo e stai indietro, perché dobbiamo spalzare in avanti. Ho capito. Esatto, fatto? Vai lì. Ce l'ho fatta, bro. Ok. Ce l'ho fatta. Aspettami. Fermo, devi arrivare al tubo lì di... Guarda, aspetta, lasciami andare avanti, ti faccio vedere. Vai, con me che ti insegnerò. Madonna, bello bronzo, mi stavi attentando alla vita. Ora no, guarda, scusa, guarda Poldo. Sto cercando solamente di sbloccarmi, perdonami. Stavo per trasformarsi in un momento meme. Stavo per trasformarsi in tutto ciò che non avrei mai... Bro! No! Poldo! Allora, io sono sicuro che se voi facevate tutto quanto da capo, ci mettevate di meno. Qualunque cosa voi stiate cercando di fare. Io non posso più saltare, quindi che si fa, raga? Comunque, Poldo, hai capito dov'è il gioco? Sì, mi sa. Hai capito dov'è il coso per... Ma io non capisco dove... Ricorda, sì, non sprintare sui bidoni, non sprintare, camminasi dentro, perché se sprinti ti lanciano in Canada. Sei una pippa, ecco, la dovevi scrivere. Adesso sono infuriato. Guardo brucia il PDF. Ok. Cioè, dovevi veramente salire sul pipinillo. Ok, io Leo, tu dovrà, sei andato dritto per Santo salire dove? Santo pipinillo! È qua sopra, proprio, al cubo che vedi. No, bro, ma ho dovuto prendere un cazzo di blocco che mi ha buttato giù! Mi ha buttato giù! Skibidi toilet! Ragazzi, sappiamo come rispondere a questa... Poldo, guarda, esco dal gioco, ok? E torno a salire insieme a te per il gaming. Si è buggato! Cosa? Che cazzo ha avuto l'idea di merda di giocarlo, Dio caro? Sì, ma cosa vuol dire? Going crab! Mi sono buggato nel pavimento su cui ero appena passato! Zitto, Marco! Dicevi? Marco? Ti chiamo Marco? Buggato. Non posso più salire, mi teletrasporta e mi fa le cose di berro! Devi riavviare il gioco, bro. Senti, vai avanti. Che significa teletrasporto per generare? No, prova a cliccarlo, magari è quello. No. Comunque... Sedia. Tu in che città abiti? A Bologna. Ragazzi, ho donato 5.000 sabor, faccio un crimine di guerra a Bologna. Comunque, però, cerca Holy Climb Commands in chat, perché magari ci sono i TP. Certo, grazie. Allora. Senti, magari è il copricapo che mi sta prendendo male. Basta, adesso mi trasformo in un telecamera guy. Going crab! Faccio le stesse super scorciatorie di Leonardo Brugnara, detto Leo. Ecco, non ce la farei più, bro. Non riuscirei più a raggiungere Sedia. Sedia ma c'è la meta Crabbery? Allora, ragazzi, avete presente dov'è quella enorme nave? Sono lì io. Sedia, se ti trovo, commetto il crepe. Crepe. Ragazzi, no, non è OnlyFans, davvero. No, è Only Crab. Bro, io sono andato in overdose, over speed, come si dice? Vabbè, sono fortissimo, bro. Ho sbagliato.
going fucking crab. Un crab. Zitto, basta! Ti prego, muta, io adesso lo muto. No, no, adesso lo muto, lo dice ancora una volta, lo muto e dovrete fare da tramite tra quello che dice lui. Io non ce la posso. No, ma sai perché è frustrante? Perché quando anch'io ero là sopra, io lo dicevo fucking crab ed era bellissimo. Ma ora che sto innervosito perché non riesco a salire, sentirti dire oh, going crab o altro mi fa impazzire. Io lo giuro, se lo dice ancora una volta lo muto su Discord e voi dovrete farmi da tramite. Ecco. Va bene, no, no, ho sbagliato. Scusate, al tab, stavo parlando. Hai resistito due secondi. Stavo parlando. Scusate. Discord, l'ultima, Leo. Dai, no. Berro, dagli l'ultima. L'ultima cosa. Dagli l'ultima chance. Va bene, ultima chance. Se dici ancora going crab, fidati, ti do la mia parola. Vai. No. Dai, so che ti tratterrai, chat. Perché sei una bella persona, dai. No, perché? Ma io lo voglio dire. È così bello dirlo. Non posso fare la danza. Mi stanno bloccando questa mia libertà creativa. Questa mia libertà. Ti senti bloccato il content? Io in realtà non ti sto impedendo di fare niente. Ti sto solo dicendo che alle tue azioni corrispondono delle conseguenze. Ma poi no, ma tu quali. Ma io voglio l'amicizia con Barro Fronzo. ma quella là te la puoi. Guarda, dopo ti cerco su Facebook e ti aggiungo. Però per la durata di questo Gambe Plan Game. No, Berro, non dirlo. Sappiamo vecchi a dire che hai Facebook. Quanti anni hai? Testa di cazzo. Io guarda, non vedo l'ora che venga fuori una nuova generazione di stronzi. Scusate, ragazzi. Così, io Cristo. Così, quando ci avrai 30 anni tu, che ci saranno i baboons di 20 anni che ci avranno qualche nuovo social di merda del caso, diranno: oh, che vecchio del cazzo, è TikTok, sei proprio un boomer. No, mi spiace, Berro. Noi non li conosceremo i social nuovi a quel punto. Ah no? Io sono caduto di nuovo. Ma se lo uso in una frase, la parola che non posso dire, la posso lo stesso dire? O è necessariamente collegato a una certa tonalità? Guarda, amico mio, devi contestualizzarla proprio bene, però. Ti domanda, Berro, io posso dirla ogni tanto per fare gol a sedia? Per io fare gol a sedia? No, bastardo. Going crab! No, lo voglio dire! Io sono caduto. Attenzione, interesse. Vado in granchio. Vado in granchio. Che ha detto Pondo? Io sono caduto di tre volte e nessuno interessa. No, going crab. È che stavo prendendo per il culo questo cazzone. Dov'è quello che ha mancato Poldo? Che Poldo è venuto a mancare? Che Poldo, no, poverino, speriamo di no. Guarda, ragazzi, ma vediamo, aspetta un attimo solo, chat, è ora di vedere Only Climb. Prosegue in crostaceo. TP command. Vai, bro, fallo. Piro. Di qua. Li conosco gli shortcuts. Ragazzi, aiuto, mi sono finiti i crab. Vale a comprare. Ma io posso dirlo, Berro? Sì, tu sì. Poco, ma sì. Poco. No! Giusto per dare fastidio a sé. Una quantità limitata per minuto, tipo, non lo so, tre volte al minuto, massimo. Ma è un bot, tre volte al minuto. Non esiste! Cazzo, lui lo dice tre volte ogni 10 secondi, Dio caro, mi sta avendo la sincope. La sincope in musica è un tempo fatto da una... non so definirla, però questa è la sincope. Capito. Allora, ragazzi, io questa sera avevo intenzione di mangiare... dei frutti di mare? Sì. quale esempio? Ma quale mare? Ma vuoi andare in modalità crostaceo? Spiegami. Però no, nel senso... Sono qua sopra che sto cercando di ricordarmi dov'è la piattaforma che... È qua sotto. Guarda, sì. Qua sotto. Ragazzi, Leo, mi ricordi dove sono le scorciatoie? Sono qua sopra. Sporgiti ogni tanto che ti vedo, io sono sotto già la piattaforma. Ah, sì, ok, ti vedo. Ok, Poldo, allora. Tu dove sei? Sto prendendo l'altro cassonetto, bro. Sono gestore io dell'IMU. Ok. Ho visto qualcuno saltare. Oh, ho visto qualcuno saltare? Ci sono. Sei fatta? Ok. Sono diventato un gaming. Io non ce l'ho fatta. Quasi che si può dire. Ma non sei in stream squad, no? Cioè, non so, non me la... Non abbiamo fatto la stream squad, siamo stupidi. Mi sa di no. Io l'ho fatta, l'ho mandata a tutti. Allora forse l'ha fatta Yukin. No, l'ho fatta io e lei l'ha accettata. Allora l'ha accettata Yukin. A posto. Cancel Poldo, che ho detto? Poldo,
Devi venire sul tubo da me. Perché stai andando al contrario? Vero, perché salto da qua, è molto più facile. Bene, ok. Ora cammina solo nel cassonetto. Verrai portato nella parte verticale verso di noi. Se vai leggermente a sinistra o destra, non andare nel palo. Ma si può fare anche in spagnolo. Aspetta, un cangrejo. Così, vedi? Ok. Scusate, ero in astinenza, ho detto quello che non potevo dire. Bravissimo, bravissimo. L'importante è che... Ora da qua non ho più info, hai finito il mio PDF. Esatto. Ero in astinenza. Hai fatto bene, hai fatto bene. Allora, gamers. Sì. Che cosa... Io sono più molto di te, credo. Genera, mannaggia. Piadina. Allora, innanzitutto facciamo... Piadina. Leva la guida, piadina. Minchia, ce l'ho fatta. Let's go. Dove siete? Stiamo arrivando. Ce l'ho fatta, bro. Io. No, è falsa, quella piattaforma è falsa. Bro, l'ho detto un sacco di volte. E che ne sapevo che era quella. Ah, no, dai, vabbè, ma. Sono da capo. Da capo, bro. Non stai impazzendo, tipo. Going crap. Allora, io ho una fame assurda, c'ho Clara che sta cucinando l'arrosto e mi arriva sto odore di arrosto in mare. Ok, Sedia, dove devo andare ora che sono sul container verde? Berro, devi seguire i container. Berro, dove devo andare? Ma io ho preso quella scorciatroia che mi ha dato Leo. Ma Berro è finito tanto più in avanti di noi, Poldo, era finito tipo nell'iperspazio. Allora, Poldo, guarda, molto semplicemente devi prendere la rincorsa e tentare di finire su questa piattaforma dove sono io. Cioè, shift salto. Devi fare una cosa gamer. Non devo finire in quella sotto? Allora, sì, ragazzi, adesso vi guido. Adesso dove sono io. Tipo, c'è questo stesso blocco architettonico. Io fra un Gaming! Po'. Gaming! Ce l'ho fatta. L'hai preso? L'hai preso? L'ho preso. Sì, sì. Adesso devi provare. Ragazzi, se volete, possiamo arrivare all'obiettivo molto stupido, davvero. Io ora va from Malver Snap. No, come devo salire, snappo. Berro? Allora, devi, ecco, te lo dico io. Praticamente hai visto che quando sei saltato sopra c'è un boiler sopra. Prima dove sta lo stesso livello della Blu. Posso dire un po' di shaming questo. Ok, serie? ok. No, non è boiler. Ok, bravo. Che ride. Che ho stupido, Berro, che stupido. Ok, ce l'ho fatta. Kebab! Ok, ora che devo fare? Okay. Kebab. Devi seguire i container, brothers. Quali container? Però hai visto che Sabaku è lei? Ma cosa me ne fate giallo che davanti, Sabaku no? È lei? Racconto tutti il bene che gli voglio. Domanda, tu segui i container? Io seguo un sacco di U4316, vale uguale? No! Dio, oddio, che cazzo di... Ma sei caduto? Che è caduto? È caduto Berro. Io sono caduto. Mannuto? Sono caduto io. Adesso, ma tanto adesso ritorno in 5 secondi, vedrai, sono diventato un vero gamer. Sedia, io ci sono, supera di container. Sono a qualcosa che gira. Dai. Cosa devo fare? Carlo, se il topo devi, che gira. Quando passa lo prendi. Salt. Io ormai sto speedrunnando come una gazzella. Non ci sono i cosi fake, vero? No, nessun fake. Ehi, hey, damn, come si è piegato. Guardatelo, è una formichina. No, zii. No. Ti sei cacato addosso? No, mi sta facendo il bug, quello che si teletrasporta. Devo correre e shiftare su quel coso, giusto? Sì. Solito. Ok. Bravo, gamer. Qua è facile, quello è facile, questo è facilissimo. Ecco. Sì, secondo te che cosa vuol dire in spagnolo la frase voy a cangrejo? Dove sei, bro? Ma sei là sopra, mi aspetti? Certo, sì, sono io. Sto qua a aspettare voi, solo perché così arrivi tu e posso dire quella parola, perché sennò... Sì! No, ragazzi, io sono buggato. C'è qualcun altro che la dice. Ok. Io sono tornato, ragazzi, su dove ero caduto prima. Mi si è buggato, non posso saltare e girarmi. Madonna, comunque sta cosa che palle. Only Up è uno dei giochi più schifosi dell'ultimo secolo. Così. È bello fare videogiochi. Bello flonzo. Non è bello ciò che è bello, ma è bello flonzo. Sedia sta per esplodere. Chi è più torturato? Noi che dobbiamo rifarci il percorso 12.000 volte o lui che non può dire going crap? In realtà... non lo dire! Oh, cazzo! Qua è molto facile. Oh, eccolo! Gaming, bro! Allora, sei autorizzato solo una volta a fare il going crap con me. Pronto? 3, 2, 1, vai. Però col megafono, going crap.
grab, going grab, going fucking grab. Oh, the gamers! Going grab! Going crab! Gaming! Juicy Fatness Gaming! Spam in chat di going crab! Ce lo siamo promessi! Porca miseria! Che non vedevo l'ora romantico di fare un po' di crabbing con te. Basta, però. Di crabbing. Il bello, ragazzi, è che io come moderatori, no? Cioè, sono rilassato. Ho persone che sono ancora più vecchie di me, quindi che hanno ancora meno pazienza. Quindi vedere questo mitomane che continua a dire me sto viendo a cangrejo è una cosa veramente strana. Cangrejo. È il cangrejo. Non svamos patas come lo sputos cangrejo. Non è che una delle tre di mondo, giusta, non quella bro di sedia. Meti, no, beh, vacci sopra, muoviti. Aspetta, muoviti, se no ti perdo. Voglio aspettarti, però. Vai, voglio sapere cosa succede là, perché non voglio rifarmelo da capo. Allora, ragazzi, io ve lo dico, Poldo, sedia tutti quanti. Cioè, io soprattutto sto andando a in Bioshock. Sedia, stavo facendo un discorso serio, grazie. Chiedo scusa. Sto facendo un discorso sedia. Io sto facendo un discorso soprattutto a Berro, a Poldo, che il compito di un insegnante... come sono stato io per voi che vi ho insegnato la strada è quello di restare fermo così che voi possiate capire quanto lontani siete andati. Ed è così che devo leggere nonna bella kebab. Quindi per quello io sono ancora qua. Lo so. Dove sei, sedia? Io sono ancora qua. Io ho salito la cosa la... Ok, ma cosa si deve fare poi? Devi stare fermo là sopra. Ok. Quindi guardami, adesso la prendi e vieni qua. E perché se lo stessi chiedendo non ho plagiato Barbie. Il mio quando ti ho donato. Stavo per fare going crab sulla barca, però mi sarei caduto. Sono contento, mia sorella è incinta, sto per... Ma stai zitto, grazie di 33 bits comunque. Sto per diventare papà? Sì. Allora devo saltare? Ma perché la sedia è in grado di riprodursi? Devo saltare, bro? Sì, devi saltare prima, però. Ok, ok, ce l'ho fatta. Dove guarda andiamo, fra, c'è il canale YouTube di Poldo. Ok, io ho deciso che... Ah, sedia. Scherzo, scemo. C'è mio padre, che ha un laboratorio in cui lavora al legno, spesso e volentieri, ed è pieno di segatura. Io quando vado a trovarlo, faccio una foto di io pieno di segatura, sdraiato a terra, tipo sudante, faccio io e la sedia a due gambe after sex. Se lo fai, ti è stata particolarmente elaborata. Andiamo. Ti do dei soldi. Ok, va bene. Almeno 3. Oh, euro. Guarda, stiamo facendo jogging. Jogging with my boy in Milan. Tu sei un tipico milanese. Ah, vedi? Adesso andiamo a giocare a padel. Andiamo a giocare a padel. Oh, bro, viva il padel. Viva il padel. Viva il padel. Non se lo sono mica inventati perché non sanno giocare a tennis. Madonna, ho morto. Ma guarda Morto che tipo... padel se ne fa un altro. Il signor Sedia sembra una persona cibera, in realtà è un botto razzista, tipo. Io sono gay. Smettila. Non so quanto valore porti alla... Cioè, tu sei razzista e anche gay? Non ha detto di no. Ehi! Vedi che ha esitato, vedi che ha esitato. Perché mi sto trattenendo a dire quello che devo dire. È rimasto... Non posso dire. È cosa, going crab? Sì, non riesco a non dire. Ma, sì. Allora io sono un gay di tipo maschia. Ma che maratona dobbiamo fare, bro? Dai, basta, mi sono rotto. Gay di tipo maschia? Che cazzo è sta roba? Praticamente l'altro giorno il creatore ha fatto una live su YouTube con i quiz. Gesù, ok. No, Cristo è in vacanza. Una vecchia che balla, il citofono pazzo, going crab. Smash! Smash your mom. Dove dobbiamo andare, bro? Sei sicuro che dobbiamo andare di là? Okay. Allora, io credo che ci sia stato un incidente qui. Sì, vai, vai, andiamo. No, vabbè, davvero, sei partito prima così proprio. C'è un carro armato! Bro, stavo cadendo. È la terza volta che arrivo dove arrivo, non ce la posso fare, raga. Dove vuoi, passare, bro? Mi sta venendo una sudamina tipo sulla nuca, che è veramente incredibile. Sudamina. Tocca passare. Sudamina. Bro, ci sono delle sedie là sopra! I tuoi parenti! Dove? Guarda lì sopra! Hanno. Friends or enemies? Tubi? Tutubo? No! Bro, dove sei? No, devo solo rifare la strada corsa. Oddio, che paura, fra. Mi sono cacato nelle mutandone. Oddio. Sparellato. Ok. Senti, ma perché nei video tieni sempre gli occhiali? Grazie di 30 bits innanzitutto. Secondo. Per nascondere la mia anima dannata. Che mi fanno andare più veloce nei videogiochi. Ah sì. Dammi. What the fuck? Sei caduto? No, bro, ma che cazzo? Ma non...
Chi... Non era l'effetto sonoro. What the fuck? Allora, bro, immagina cosa adesso davanti a me. Un'enorme statua di un'anime? Quasi. Veramente? Quasi, quasi. Cioè, se qua, è il re, per me è il re. Per me è il re. È il re rosso. Dario Moccia. Stalin. No, no. Ah. È Uganda Knuckles, bro. Veramente? Sì, c'è un Uganda Knuckles gigante davanti a me. Credo serva per indicare la strada. You know the way. Vedi? Smash. Yeah. No, smash, cosa smash così a caso? Sai che noi guardiamo le tue live perché sei l'unico che legge in modo corretto i commenti. In realtà un sacco di volte sbaglio. Dove andare adesso? No, no, ma non sto facendo assolutamente niente per non bestemmiare. Semplicemente questo gioco non mi ha ancora portato poi così avanti. Bro, allora, ci sono delle strade. Ah no, ok, di qua. Ci sono delle strade che sono delle strade. Sei andato con le macchine? Sì, 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 sì. Mo sono su un carro armato. Non voleva salire. Non voleva salire tuttora. Addio santo. Ora qua che devo fare? Bro? Ho guardato in basso nel dubbio per vedere se eri caduto. Dove sei? Sei caduto. Sei caduto, bro. Sei caduto. Sei caduto. Going crab! Oltre il danno la beffa. Going crab. Io sono caduto allo start. Allo start sei caduto. Ah, se solo avessi seguito i miei tutorial. Fra, ma ti rendi conto che c'è un'intera strada senza texture? Allora, sai, vorrei dirti che... C'è un'intera strada senza texture! C'è un'intera strada senza texture! Io ho la marca! Posso dire una parola solamente? Posso dire una parola sola? Io sono salito un botto. Cosa d'arca? Going crab! Ragazzi, io ho modo dove devo andare. Io sono sulla barca. Che vuol dire sulla barca? Io sono sulla barca che sta fluttuando verso l'infinito e oltre. Ah, bro! Sei quasi verso di me! Io sto allo start! Se vuoi ti guido per venire da me, Leo. È andato in modalità poldo, no, poverino. Sedia, se vuoi sei autorizzato a dire un going crab. No, l'ho già detto. Sedia, ma sei stupido, la strada ce l'ha la texture. Mo ti ammazzo. Allora, Leo, devi correre. Devi correre tantissimo. Strada, è un'altra strada che non ha la texture. Non ha la texture. Io lo sapevo, però volevo lasciarti questo dubbio per avere la clip divertente. Poi che tu cadi, non lo sapevi. Però io l'avevo già visto in un'altra live. Bravo, io lui c'ha il PDF. Solo la strada di sinistra dopo la barca è vera, le altre due sono false. Ma no, ma non era Rory. Quindi noi abbiamo preso quella giusta, sedia. Ale della giusta. Braccia blu. Stupido, Leo, tu stai arrivando, stai correndo, giusto? Sì, sì, sto salendo per San Siro. Io non ti vedo, però. Vabbè, io dovrò fare un po'. Oh, eccolo! Guarda, il cornuto Nicolico! I've just been in this place before. Ora spunterà qui. Ah, no, voi non vi vedete dove punto lo schermo. Dove punto lo schermo? Eccolo, guardatelo! Piccolo bastardo! Di che stai parlando? Di Leo? Di Leo, sì. Sto arrivando. Oddio, io sono sulla nave. Ragazzi, sono sulla nave. Bravo! Sulla nave barca o sulla nave di ferro? Sulla nave enorme, di ferro enorme. Ok. Scalate la nave di ferro, poi ma c'è la nave di legno. Palle! Vaffan questo gioco di merda! Vaffanpalle, mi è piaciuto. Ok, Poldo, dove sei? Domani allora, ci sei al Romix. Ma domani non tu c'è sei... il Romix. Allora, c'è una strada fatta di macchine, di cui una è rossa, mi pare, una faccio è verde. Schifo, io faccio schifo. Me ne frego il cazzo della strada di auto. Sono dai, da Knuckles. Vieni. Sei da Knuckles. No, non fare quella strada, bro, fai questa. Vieni. Che la faccio adesso che sono guardami, qua? Mi vedi? Speedrun. Torna sulla strada principale. Ok, guarda, sono pazzo, torna indietro, fermo, lasciami stare, sono pazzo. Tifo per te, sono pronto. Madonna, che stupido. Basta, non sei più pazzo. A sinistra adesso, c'è una strada fatta di macchine. C'è una strada fatta di strade. Allora, perché? Allora, io vorrei che voi clippaste la parte, non so se come funzionano le clip, quindi mi immagino che non si possa fare. Basta usare il PDF per orientarsi a Milano. Signori Leo e Poldo. Sì. Sì? Non so come dirvelo, ma sono arrivato di fronte a tre barche di legno. Ok, sali su quella a sinistra. Una volta arrivato in cima, arriverai a una strada.
A destra o a sinistra o a sinistra? Sinistra, sinistra, sinistra. Non lo so, io ho preso il centro. Penso che tu, una vale l'altra. Allora vanno tutte bene. Sono al centro. Mi okay, raccomando. Quando arrivi in cima, la strada a sinistra è quella vera, le altre due sono false. Adesso io te lo giuro, prima di avanzare, basta che ci cammini contro. Indietro, clippo e vedo se quello che hai detto è vero. Perché piuttosto che ritornare indietro, disinstallo sto gioco, lo lancio nell'atmosfera con tutto quanto il disco fisso, cazzo. Mi sto concentrando, va bene, mi concentro. Per Rofronzi il microto clandestino che arriva con la parca. Ok. Cosa vuol dire le strade sono false? Quelle a destra sono false, devi andare a sinistra. Leo, ma tu stai passando nelle macchine? Non lo so, no, sto facendo tutt'altra strada. Ma perché? Senti, fa un po' sei Poldo? Ma scusate, ti devi fare la strada in macchina. Ascoltami un attimo, Poldo. Sì. Io a sinistra ho una strada che sale e a destra ho un incrocio che porta ad altre strade che salgono. Devi andare a sinistra, bro. A sinistra. Io ti giuro, ma io vado se cado, ti maledico la tua famiglia. Lei mi ha detto a sinistra, quindi boh, mi sto fidando. A sinistra, sì, a sinistra. Dio caro, guarda, lo sento ridere, lo sento ridere. Sono io, pronti con la clip, ragazzi. So che adesso tipo cado nel niente. Guarda, ragazzi, lo faccio, lo faccio. Datemi la vostra energia, ragazzi. Datemi la vostra energia in chat. Sto per fare il salto. Sto per farlo. Datemi l'energia. Energia. Energia. Ce l'ha fatta? Sta mangiando la sua tastiera, quindi credo di no. Only climb. Going fucking crab. Cosa faccio? Going crab. Ragazzi, prendo Sky. Cosa? Crab. Cosa vuol dire prendo Sky? Sono caduto, sono su un'antenna. No, ragazzi, ragazzi, ho fatto lead down. Sono caduto giù dalla mappa e sto andando più in basso possibile. Aiuto! Vedo sempre tutto che si allontana. Ragazzi, ok, sono ufficialmente nel vuoto. Fai esc e torno to spawn a questo punto. Niente, ragazzi, basta, io quitto. Mi sta non piacere. No, non fare il debole, cazzo. No, only climb. Sì. Allora, possiamo vederci almeno l'ultima volta? Ma ragazzi, io quindi sono l'unico stronzo che è ancora tipo vai, più sì. Aspetta, io sono devo riavviare più il gioco. Su di tutti? Sì. Sono alle Marche. Sono la persona più in alto di tutti quanti? Va bene, sì, Barro Fronzo, sì. Going crab. Non ci posso credere. Ha usato il mio potere contro di me. Arrivo, allora, sedi, arrivo. Cosa devo fare? Devo andare sul carro armato, qua sulla blindo. Sto cercando le città di Only. Sono un po' di strade. Veicoli. Non lo so, cioè, improvvisa, fai cose. Improvvisa, fai cose, va bene. No. Cile. Va bene. Dov'è bello Flonzo? Arrivo. Sto arrivando. Sono sopra. Tra non 4 so dove. Sono le ma 22. C'è la torcia. Premi F, bro. Oh, what the fuck? Poggers. Oh. Arrivo, bro. Adesso vuol dire, oh, come sei boomer, hai detto Poggers. Ma fa culo, Poldo, ma fa culo. Dove sei, Senzio? Ecco. Ok. Cosa vuoi fare? Vuoi farlo per l'ultima volta insieme? Yeah. Tenetevi per manina, Dio caro. Tre, non lo so. Aspetta, manina. 3, 2, 1. Going crab. Yeah, going yeah, boy, crab. Guarda. Michael Jackson in the freeze room. What the fuck about Michael Jackson crabs. In the freeze? Adesso speedrunning. What the fuck about Michael Jackson in the freeze? Va bene, basta. Poldo, dobbiamo finirlo questo gioco. Oh, non finiamo mai niente. Ma vattela a piander culo, Leo, scusando il termine, onestamente, cattivo, non abbiamo mai però. Finito nulla nella nostra vita. L'unica volta che sono andato vicino a finire qualcosa, Sadia mi ha detto, no, io no Grounded non ci gioco più. Oh, io l'ho quasi finito Grounded, però l'ho abbandonato, ragazzi. Sadia ha abbandonato me, invece. Io going crab. Raga, io scusatevi, devo salutare perché ho bisogno di andare a dormire. Dai, Poldo, madonna, che vecchio del cazzo. Madonna. Bro, sono arrivato in un punto altissimo e sono caduto. Vabbè, sono le 10. Sono le 10. Bruno, grounded, ma faceva cacare. Poldo, sono stato un weekend intero a Zurigo a ballare techno e assaggiare diversi tipi di meth e sono tipo potentissimo. Adesso tu vieni qua e finisci bro, con me. Cosa aspetta? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Ho ascoltato un sacco di techno.
Sì. No, ha detto, vabbè. Io, Leo, ti dico solamente Xia Xiang Huo Binqiling o Binqiling. Cosa? No, non li voglio gli involtini al vapore, grazie. Che cosa razzista. Ma senti, sei tu che ti sei messo a parlare no, cinese. No, non ci credo, wow. Non ci credo. Guarda resista. Che Poldo ha detto solo che voleva un gelato. Non so perché ho riaperto il gioco, scusate. Non chiuderlo, che sennò mi chiude il server. Non chiudere! Ragazzi, non lo faccio, chiudere, ti prego. Lo faccio, datemi la vostra energia, ragazzi. Datemi la vostra energia in chat. Sto per fare famose. Il salto. Sto per farlo. Datemi l'energia. Energia! Energia! Ce l'ha fatta? Sta mangiando la sua tastiera, quindi credo di no. Ho avuto una reazione da scimmia incredibile. Ma proprio una reazione da scimmia, proprio. Boh, va bene. Beh, ok, niente, sono stupido. Sono stupido. Sono pure entrato in una live a caso. Raidiamo Blur, ora che ci penso. No, ha già 15.000 aspetti. Chi raidiamo, ragazzi? Raidiamo Sedia, raidiamo Eren Blades, raidiamo Emerald, raidiamo The Pruld, raidiamo Berro Fronzo, raidiamo Sir Dickel. Ci sono gli amichetti success. C'è Totta che gioca a scacchi. No, io raido Berro Fronzo, basta. Raga, spammate Going Crab con l'emoji del granchio in chat da Berro Fronzo, vi prego. Spammate Going Crab in chat da Berro Fronzo. Io dopo ragazzi, scusatemi, dovevo calmarmi, mi dispiace. Sono stato un È successa una cosa, Poldo, sì. È successo. Avete distrutto che io chiudo la live. Cosa? È successo che ho tolto il server a e stavano in alto? Sì. No, tu sei un babbeo, bra, tu sei un babbeo, veramente su serio. Un babbuino, cazzo. Going Crab, scusate. Tu sei veramente un babbuino. Ma non lo sapevo, ma poi scusatemi, per quanto paura, ancora lo dovevo tenere aperto, io voglio no, proprio scimmia non è ancora completamente evoluta, non lo so. Ma poi ragazzi, io vi odio, io me ne vado. Giusto per dirti, allora io ciao ragazzi. Aspetta, Poldo, è anche importante. Sì. Io ho chiuso il gioco, triste, che Sedia mi ha fatto sta roba. Ho chiuso la live, triste che Sedia ha fatto questa cosa. Apro Chrome per dire, vabbè, un po' di felicità, dopo queste due brutte notizie non me ne può arrivare un'altra. Mi scrive mia mamma, ciao, come stai? Sai che oggi è un anno che Spotty è morto? Okay. Quindi Sedia, l'unica notizia positiva che potevo avere di oggi, che poteva essere giocare, divertirmi, e tu me l'hai tolta. Va bene. Io credo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ci vediamo domani. Da oggi Los Hermanos chiusi. Ciao ragazzi. Ciao Poldo. Ma veramente c'è una protoscimmia non ancora evoluta che si mangia le parole con la buccia. Quindi ciao. Ma anche tu, ma ciao. Gamer. Ciao.